Come un ciao. È andato sul tuo canale. Ciao sbucione. Ciao sbucione. Ok, vai. Ciao sbucione. Benvenuti in un nuovo video del mio canale YouTube. Finalmente sono super felice. Questo tra l'altro è tipo uno dei miei primissimi video e non potevo non invitare la sottoscritta lei. Esatto. Tra l'altro perché tu mi hai ospitato nel tuo canale YouTube ed è stata la mia prima apparizione su YouTube. Tra l'altro il video sai che ha fatto 1.000.000 di... Benissimo, allora fate arrivare questo video a 1.000.000, altrimenti vi vengo a cercare sotto casa. Non con intenzioni positive, no. Scusate, ma la smetti di masticare? Parino, non so, la guatto. Questa la mettiamo. Oggi faremo un video Q&A, appunto andremo a rispondere a un po' di domande che vi abbiamo chiesto di farci su Instagram. A proposito, seguimi su IG, anche a lei se non l'avete ancora fatto. E niente, ci avete riempito di domande, adesso noi andiamo a rispondere a un po' di domandine. Cominciamo con Alice che ci scrive: come, dove, quando vi siete conosciuti? Dimmi dove, quando. Ma stasera non arrivo in ritardo. Dai, rispondi. Allora, intanto questa domanda ce l'hanno tipo fatta da sempre. Da sempre. Quindi domanda top number one. Allora, io e Manuel ci siamo conosciuti su Instagram. Sì, sì, banalmente su Instagram. Io ho fatto molto molto tempo fa un video dove la taggavo, ma lei non mi si era proprio calcolata. E che vuole? Ho detto, ma che vuole, ma questo? Ma che vuole questo? Infatti, mazza, certo, brava. Complimenti. Poi una volta io ho fatto un video diciamo ironico, però aveva fatto tantissime visualizzazioni e mi rendo conto che non tutti conoscono la mia tipologia di comunicazione, che è comunque ironica, e mi hanno dissato in una maniera allucinante. Sì, diciamo che è stato un video molto criticato. Molto molto criticato. E lei qualche tempo dopo ha fatto lo stesso video identico video. E anche lei è stata super criticata. Però io non sapevo che lui avesse già fatto quel esatto. video, perché era veramente passato tantissimo sì, tempo. Sì, era passato molto tempo. E nei commenti gli hanno scritto: ma lo sai che anche Manuel Priori ha fatto un video del genere e anche lui è stato criticato? Quindi lei mi ha scritto di Instagram dicendo: ciao, senti, ma come l'hai vissuta tu l'essere insultato? Perché ho visto che ti hanno taggato. Io ho detto: esatto. Vabbè, vediamo un po'. Esatto. E niente, gli ho detto: senti, usciamo. No, vabbè, abbiamo cominciato a chiacchierare. Usciamo. Siamo un po' con un... Non è successo questo. E niente, questo fondamentalmente ci siamo conosciuti in questa maniera. Prossima domanda. Delia ci scrive: avete mai pensato di trasferirvi a Milano? Allora, parliamone. Allora, la prima volta che sono sbarcato a Milano era tutto: oh mio Dio, che bello, tutto rose e fiori, fantastico. Poi mi hanno derubato palese in metropolitana. In metropolitana. E me ne sono accorta io. Esatto. Vabbè, diciamo che raga, Milano è sicuramente una città che ha dei pregi e dei difetti, ed è anche vero che è la culla del nostro lavoro, ovvero del lavoro del content creator, beauty soprattutto. Il fatto è che però io ho visto persone che fanno danno al nostro lavoro e che vivono cioè, per farvi un esempio, ogni volta che la gente mi dice: ma perché non ti trasferisci a Milano? Guarda che prima o poi ti trasferirai a Milano. Ci vogliono soldi. A parte soldi, che ci vogliono i soldi. Soldi. A parte questo, ma poi raga, io vedo sempre Deborah ed Eleonora, Deborah Fulli e The Lady, bacione ame, e che loro vivono a Roma e fanno da anni questo lavoro, quindi perché non posso farlo io? Perché non può farlo lei vivendo in un'altra regione? Perché lei è di Torino, vive a Torino. Eh no, io appunto per questo, io sono rimasta a Roma per un paio d'anni e poi ho deciso di trasferirmi a Torino, ma più che altro perché sono vicino alla mia famiglia. Esatto. Però sono anche vicino a Milano, che i prezzi della città non convenivano. Raga, cioè, allora, parliamone. Con 800 euro al mese, qua a Roma, ma anche penso a Torino, ti compri un altro po' a momenti una villa con piscina. Oh, wait, a Roma no. In periferia sì. In periferia. Vabbè, sì. Comunque in periferia, non dico una villa con piscina, però con 800 euro al mese ti va a comprare comunque un trilocale dignitoso che magari ti dividi con un'altra persona ed è top. Con 800 euro a Milano te ci compri un buco con un bagno che sta fuori dal buco. Capito? Non, cioè, veramente... Pensavo solo il cesso, solo quello.
lì. Sì, sì, solo c'è cioè, un buco con il vader. Una stanza con il vader al centro, fine. Questo ottieni con 800 euro al mese a Milano. A Roma ho la mia vita, la mia famiglia, i miei amici, il mio fidanzato, quindi mi rimango a Roma. Appunto. Io c'ho un pappagallo a Torino. Lei è un pappagallo a Torino, e la sua famiglia, e i suoi amici. Prossima domanda! Francesca ci scrive, andreste mai a convivere come amici? No. No. Sapevo. No, sapevo. Ma non per qualche cosa, ma per il semplice fatto che lei è di un disordinato allucinante, e io sono del segno della Vergine, non ce la potrei fare. Sì. Adesso, ti sto dando il beneficio del dubbio, perché ancora non, sei andata, ancora non sei andata a vivere da sola. Ti do il beneficio del dubbio. Ti do. Ma io, poi un giorno a sorpresa ti videochiamo. Voglio vedere la tua casa. Come sarà? No, no, mi vieni a trovare a sorpresa. A parte ti vengo a trovare, ma a sorpresa ti videochiamo. Così, no, così non puoi. Se, perché sai che se sai che vengo, magari metti a posto la stanza. No, io ti videochiamo. No, così vieni a caso. Sorpresa. Una sorpresa, ma sì, magari. Comunque, cioè, secondo me ci sarà Sky che tipo con Lala fa tipo. Imparerà, ho fame. Tipo la cucina esplosa, vestiti ovunque, i trucchi sulle pareti. Io mi immagino questo. Ecco non è perché vero. Ti stupirò. Mi stupirà, vabbè. Ti stupirò. Ecco perché secondo me non andremo mai a vivere insieme. No, no, raga, siamo persone che sicuramente hanno dei punti in comune, ma siamo comunque molto diversi. E sicuramente andando a vivere insieme avremo delle esigenze totalmente diverse. Prossima domanda. Marti ci scrive, lei sa tutto di te? Questa è bella. Questa è una bella domanda. Banalmente sì, cioè nel senso io mi reputo una persona estremamente trasparente con tutti. Ho veramente, veramente... Non so neanche se ho effettivamente ho dei segreti. Non credo neanche di averne. Quindi probabilmente sì. Io so tutto di te. Sì, io ti racconto tutto. È vero, prossima domanda. Sara ci scrive, qual è la cosa che non vi piace l'uno dell'altra? Appiccica sempre le ciglia finte ovunque. Cioè nel senso lei si stacca le ciglia finte e le appiccica sugli specchi. Le appiccica ovunque. Ok, perfetto. E poi se le rimette sugli occhi, dai, capito? No, queste no. Sei una zozzona. No, ma queste no. Continueremo il video così. Okay. Andiamo avanti. Prossima domanda. Ah no, dove... no, scusami, io. No, vabbè, bene. Non ha considerazione. Lui si sente al centro vai, del vai, mondo. Vai, vai, di qual è il difetto? È questo, che tu ti senti al centro dell'universo e niente. Ma io sono al centro dell'universo. Okay. Una domanda un po' frivola. Steph ci scrive, qual è la vostra Wings preferita? Allora, dai, no. Scontato, la mia è Tecna. Palese. Ovvio. La mia? Stella. Ovvio. Perché lei, il suo secondo nome è Stella, bla bla. Poi sono io che mi sento al centro dell'universo. Non lei che è l'egocentrismo fatta persona, Vabbè, no. Dai. Poi anche un po' Bloom, perché io Bloom e Sky, no. Andiamo avanti. Questa domanda è molto 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 intima, che ci fa It's Lily. Avete entrambi il cuore impegnato? Prossima domanda. Io sì, sono fidanzato con Alessandro. Ciao amore, ti amo tanto. Prossima domanda. Io mi astengo dal rispondere a questa domanda. Maggie ci scrive, è vero che è la tua sugar mommy? Perché? Allora, sì. No, allora, il fatto è che lei è molto generosa, quindi con tutti. È veramente, ecco, forse questo è un po' un difetto, ecco. Che sei troppo generosa anche con le persone e che non se lo meritano. La gente se ne approfitta, però effettivamente lei è molto molto generosa anche a livello economico, non che ti regala soldi, ma che comunque, che ne so, c'è una cena, offre lei, o comunque, che ne so, un viaggio, il treno, capito? Lei è molto generosa. Lo sai che ti odio. Perché? Che è molto generosa. Uomini all'ascolto, è molto generosa. Bene. Allora, prossima domanda da Bay K-pop Stan. Andrete a Romix insieme? Se sì, ci andate vestiti? Spero di sì, non ci andremo. Io non ci vado nuda. Quindi se, ad andarci vestiti saremo separati, però chiaramente ci verremo a trovare. Ovvio, vieni a trovare il mio primo meet and greet, se no te meno. Ok, scusa. Tra l'altro ci saranno molte sorprese che adesso non vi posso spoilerare. In ogni caso... Beh, lo dici però. Certo, te lo dico. Già lo sai, tra l'altro. È vero.
Lei è fusa, lei bene, è fusa. Comunque, c'è la testa un po' sì. L'hai presa la pasticchetta, amore? Oh, le goccette. Le goccette le prese, brava. Allora, io sarò in cosplay, porterò due cose. Cioè, ci sarò per 3 giorni, sarò venerdì, sabato e domenica, e porterò venerdì e domenica un cosplay. Quello è 31, 1 e 2, vero? 31, no, 30, 31, 1 e 2. Sì, però no, io ci sarò il 30, 31, 1 e 2, porterò il 30, il 2, un cosplay. Tu che farai? Aria make up. Lei non è una cosplayer, raga, l'ho costretta io una volta a fare cosplay, però... Però, secondo me, ad ottobre potremmo replicare. Ad ottobre magari potremmo pensare a qualcosa, chi lo sa. Suggeriteci dei cosplay che potremmo fare insieme. Commenti. Abbiamo già fatto Cosmo e Banda. Magari potremmo fare... Mila Shiro. Ma che ne so? Andiamo avanti. Stargame ci scrive: cosa hai pensato la prima volta che l'hai visto, l'hai vista? È bassa. Tutti lo dicono sta cosa. Raga, è bassa. Cioè io non pensavo. Ma non è colpa tua, però nei video non sembri bassa. La prima cosa che ho pensato, una cioè mi è entrata in macchina e io... Sei bassa. Grazie. No, invece io ho notato che tu eri molto timido. Cioè all'inizio eri... Oddio. Così. Yeah, oddio. O forse ero solo impegnato a guidare e a non infrociare da qualche parte. Beh, anche. Non mi ricordo, forse la prima volta quando appunto eri venuto sotto casa mia. E tu sei entrata subito in macchina. Sì, ma tu eri tipo, oddio, ma dove andiamo? È perché era la prima volta che venivo in queste zone. Adesso proprio spostatevi! Però era la prima volta che venivo in queste zone di Roma. No. Quindi, sì. Comunque, andiamo avanti. Lupo ci scrive la domanda, la domanda delle domande. La domanda delle... Vi siete mai innamorati l'uno dell'altra? Uno, due, tre, no! Raga, a me piace Upesh. Anche a me piace Upesh. Davvero? Ma perché non siamo in comune? Sì, raga, no, non c'è mai stata attrazione, ovviamente, da nessuna delle due parti. Andiamo avanti. Vi siete mai fatti i capelli colorati? Vabbè, io palese, c'è bisogno che io lo dica. Io metto qua una foto, mettiamo qua, metto qua una foto. Mettiamo anche metterò delle foto, metterò delle foto per dire sì. E io vi dico che non lo farò mai più perché mi sono letteralmente bruciato i capelli. E tu lo farai un giorno di nuovo? Andiamo avanti. Eli Franzoni ci scrive: Ari, cosa ti piace di Manu? E Manu, cosa ti piace di Ari? Allora, il fatto che mi piace molto che sia una persona allegra. È molto molto allegra per solare. Quanto è molto solare per solare. Quanto vedi? Solare! È tutto collegato. È tutto per collegato. Quanto secondo me abbia un po' di difficoltà a gestire le proprie emozioni, le vive in maniera molto molto intensa, anche quelle negative, però le vive in maniera intensa fortunatamente anche quelle positive, quindi è una persona molto allegra. Grazie. Allora, io invece ti dico che amo tanto l'idea che comunque sei molto schietto. Cioè, tu dici tutto quello che pensi e ci azzecchi. Ci azzecchi. E puntualmente non mi ascolta mai. Esattamente. Mai. Però mi piace questa cosa perché comunque mi tieni testa. E questo è tutto per oggi. Abbiamo risposto alle domande principali. Se volete farci altre domande, non lo so, scrivetele qua sotto. E magari faremo una seconda puntata. Chi lo sa? Chi magari lo nella sa? Casa nuova. Magari nella casa nuova. Se non sarà già esplosa. Probabile. Secondo, vi lascio un po' di domande a cui dovete rispondere. Secondo voi la casa di Ari Make Up esploderà dopo il primo mese? Chi lo sa? Lanciamo un hashtag, hashtag Arianna confidiamo in te. Dai, grazie. Se non l'avete ancora fatto vi invito a seguire questa bellissima creatura su tutti i suoi profili social, anche i miei, guai a voi, per rimanere sempre aggiornati. E come sempre, come al solito, seguimi su IG!